più spesso vengono presentati smartphone che puntano molto sul lato estetico, andando a sacrificare altri reparti altrettanto importanti, come proprio quello della batteria. Beh, lo stesso non si può dire invece per Blackview, che ha presentato pubblico questo nuovo Blackview P2 puntando proprio sull'autonomia, con una batteria dalla capacità di ben 6000 mAh. Come va? Direi che è arrivato il momento di andarlo a scoprire insieme questa nuova recensione completa su GeeksChina.it. Davvero premium l'esperienza unboxing di questo Blackview P2. La confezione è davvero molto curata ed è di grandissima qualità. All'interno troviamo in bella vista lo smartphone, il cavo USB di tipo C, il caricatore con uscita 9V 2A, degli auricolari in-ear dalla buona qualità, un adattatore OTG, una cover in silicone, una pellicola protettiva ed un manuale utente multilingua. Insomma, non ci si può davvero lamentare. Nonostante il design di Blackview P2 riprende linee classiche, si ha fin da subito l'impressione di avere tra le mani un dispositivo premium, sia per i materiali utilizzati, il vetro e il metallo, che per la solidità restituita. Sicuramente i 10.4 mm di spessore e i 231 grammi si fanno sentire nell'utilizzo quotidiano, ma sono necessari per poter ospitare le enorme batterie di cui parleremo in seguito. Il corpo in alluminio con una finitura nera è davvero piacevole alla vista, anche se molto soggetta ad impronte, mentre il frontale è in vetro 2.5D dai bordi leggermente curvi, che, oltre al fattore estetico, migliorano la sensazione quando lo teniamo in mano. Non sono presenti scricchiolii di sorta e l'assemblaggio delle varie parti è assolutamente perfetto. Sul lato destro del device troviamo il tasto di blocco, leggermente zigrinato, e di bilanciere del volume, entrambi dal feedback molto solido, mentre sul lato sinistro è presente lo slot per le SIM. Nella parte inferiore è locata l'USB Type-C per la ricarica con supporto TG, l'altoparlante di sistema ed il microfono. Non manca anche il jack audio da 3.5 mm nella parte superiore. Sul retro è presente la fotocamera da 13 megapixel e il sensore biometrico di impronte digitali, che ho trovato davvero veloce e preciso nel riconoscimento, funzionando circa 8 volte su 10. Nota positiva riguardo LED di notifica RGB nella parte anteriore, vicino alla fotocamera frontale da 8 megapixel. Meno positiva invece l'assenza di retroilluminazione dei tre tasti funzione. Il display montato su Blackview P2 è un'unità da 5.5 pollici dalla risoluzione Full HD, ovvero di 1920x1080 pixel, che è risultato soddisfacente sotto tutti i punti di vista. La resa cromatica è decisamente buona, così come anche gli angoli di visuale. La luminosità è elevata anche in condizioni di luce solare diretta. Come di consueto, comunque, l'azienda preinstalla una pellicola protettiva in plastica, soggetta a graffi e davvero poco oleofobica. Il processore scelto dall'azienda per questo P2 è un MediaTek MT6750 octa-core a 1.51 GHz, coadiuvato da 4 GB di memoria RAM e da ben 64 GB di storage, ulteriormente espandibili tramite microSD fino a 128 GB. Si tratta di specifiche tecniche di tutto rispetto, che permettono un'esperienza utente molto buona. La fluidità generale è ottima anche con molte applicazioni aperte, con una quasi totale assenza di lag o impuntamenti, da sottolineare inoltre le basse temperature di esercizio anche quando sotto stress. L'OS a bordo di Blackview P2 è Android Marshmallow 6.0, con un'interfaccia e una grafica personalizzate dall'azienda, che però non mi hanno del tutto convinto. Infatti tutte le icone presentano un design decisamente troppo particolare, con tonalità marroni e nere. Non ho apprezzato inoltre la coerenza generale e la troppa differenza che si ha con quelle di terze parti. Tutto ciò si ripete anche nei quick toggles e nelle impostazioni, mentre la gestione delle notifiche è quella standard di Android. Nonostante le critiche riguardo al design, il software gira davvero molto bene, con un'ottima velocità generale. I 4 GB di memoria RAM garantiscono inoltre un'eccellente gestione del multitasking. Nessun problema per quanto riguarda la navigazione web con il browser di default Chrome, che risulta essere piacevole ed esente da lag, anche con pagine molto pesanti. Il comparto grafico di P2 è affidato alla GPU Mali T860, che si è dimostrata all'altezza in ogni situazione. Ryzen 3 gira davvero molto fluido anche nelle scene più complesse. Ovviamente nessun problema con giochi più leggeri come Crossroad oppure Stack. Un piccolo accenno riguardo ai risultati dei principali benchmark, che confermano le buone prestazioni del dispositivo. Geekbench 4 ha restituito un punteggio di circa 600 punti in single core e di 2500 in multicore, mentre AnTuTu Benchmark ha registrato circa 44.000 punti.
la fotocamera posteriore è un'unità Samsung da 13 megapixel in formato 4 terzi con apertura focale f1.8, che si è dimostrata sufficiente nella maggior parte delle situazioni. La problematica maggiore riguarda la gestione delle luci, che spesso tende a sovraesporre eccessivamente lo sfondo dell'immagine. Nel complesso però è possibile ottenere degli scatti dalla buona risoluzione e con poco rumore digitale. Ottime le macro, mentre l'HDR non migliora esponenzialmente la qualità della foto. Chasing darker skies, no better way to feel alive. We're blowing in the wind, delusions start again, the night we won't forget. The fever kicking in, we welcome everything, go on a life we live. Nulla di particolarmente problematico in low light, dove non si perde eccessivamente in termini di qualità. La messa a fuoco, così come lo scatto, sono inoltre abbastanza rapidi. L'interfaccia della fotocamera è quella classica di MediaTek, con la possibilità di andare ad applicare filtri ed effetti. Più che discreti, gli scatti dalla cam frontale da 8 megapixel e apertura focale f2.4. I video vengono girati alla risoluzione massima del Full HD e valgono le stesse considerazioni fatte per il reparto fotografico. La registrazione avviene alla risoluzione massima di Full HD a 30 frame al secondo. Direi di cogliere l'occasione di questi bellissimi fiorellini per poter fare una ripresa macro. C'è il tap per la messa a fuoco, ci avviciniamo a un altro soggetto, perfetto, eccoci. Il tap per la nuova messa a fuoco, vedete che la parte dietro al tronco risulta avere dei problemi per quanto riguarda l'esposizione alla luce, ed è un problema noto anche per quanto riguarda le fotografie. Parte telefonica promossa senza particolari problemi, la qualità dell'audio nella media, così come anche la ricezione. Presente tutte le bande dell'LTE, compresa anche quella da 800 MHz, mentre classica è la gestione del dual SIM. L'altoparlante di sistema da 1.5 W è locato nella parte inferiore del device. La qualità del suono è buona, anche se distorce leggermente alle tonalità alte. Il volume anch'esso nella norma e, come ci si può aspettare, sono assenti le tonalità basse. Ora arriviamo a cavallo di battaglia di questo smartphone, l'autonomia. La batteria è dell'enorme capacità di 6000 mAh, che ha confermato le alte aspettative. Infatti, anche con un utilizzo davvero pesante di video, social e giochi, si superano abbondantemente le 7 ore di schermo acceso. E con un utilizzo più leggero, non è difficile coprire due intere giornate. Molto basso inoltre anche il consumo in standby. Mi hanno stupito anche i tempi di ricarica. Infatti, con l'alimentatore rapido in rotazione da 9V 2A, la batteria raggiungerà il 100% in poco più di 2 ore. Questo Blackview P2 si trova oggi disponibile su Amazon alla cifra consigliata di circa 200 euro, però chiaramente andando a navigare nei vari siti cinesi potrete portarvelo a casa a circa una quarantina di euro in meno, trovandolo facilmente intorno ai 160-170 euro. Oltre ad aver dato importanza al reparto dell'autonomia, in Blackview non hanno sacrificato nemmeno il lato estetico, con un design e una qualità costruttiva assolutamente ai vertici della categoria. Il binomio batteria uguale design quindi non è poi così raggiungibile, e questo P2 ne è la grande conferma. E anche per questa recensione è tutto. Io vi ricordo di lasciare tanti mi piace se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di cliccare sulla campanellina che trovate vicino al tasto di iscrizione per non perdervi mai le ultime novità del canale. Noi ci vediamo alla prossima recensione, un saluto a tutti da Nicolas per GizChina.it.